tratti più distintivi dell'amministrazione Muzzarelli, di questa giunta, io credo siano da ricollegare tutti al rilancio degli investimenti. Il tratto distintivo è collegato alla rigenerazione urbana. Noi venivamo da anni di investimenti bloccati, un piano investimenti, l'ultimo, da 8 milioni di euro, ne abbiamo fatti 250 negli ultimi 5 anni e partendo dagli investimenti sul recupero, sulla rigenerazione, abbiamo ripreso dei progetti che erano abbandonati e fermi da anni. Penso al tema delle fonderie, su cui adesso si sta trovando una sistemazione, un'idea di rilancio con l'università. Penso al tema della NCM, progetto che abbiamo votato definitivamente pochi giorni fa e che era fermo da 27 anni. Penso in generale al tema della rigenerazione urbana, che ci darà la possibilità di ripartire a fare recupero e rigenerazione partendo dalla legge regionale, la legge che taglia l'edificabilità e garantisce la possibilità di non costruire ma recuperare. Quindi il rilancio degli investimenti partendo da quelli che sono i recuperi e la rigenerazione urbana ed edilizia, fatto direi a tabù battente, ecco, negli ultimi 5 anni, credo che saranno il tratto distintivo di questa amministrazione.